Maremma diavola, passavo 10 giorni da anziano, da 39 di febbre, che palle. E che palle, lo dico io. Mi tocca andare a pescare da solo. Babbo. Sei difeso alla grande. Con il babbo? Con il babbo. No, il babbo sauro, il mimetio. Il babbo mimetio. Se non lo vedevate in video è perché è talmente mimetico che... No. E poi lì abbiamo capito, io ho capito perché si dice prendere i pesci alla Vannucchi, perché su Babbo l'ha presi tutti di fuori, sì. Quindi lo stile l'80% lo stile è quello. Chi è questo fischello? Lorenzo. Lorenzo, quanti anni hai? 16 anni, bello pescatore. Ma non è buono per il camp. Davvero? Se no si portava il camp. Oh, il camp, ragazzi, mi raccomando, state attenti a tutti i messaggi, a voi genitori o a bimbi che se volete venire al camp ci divertiremo come lupi. Già adesso noi volevamo arrivare a 30 posti. Sì, sì, sì. Di più non ci si fa. Abbiamo già i bambini dello scorso anno, quindi c'è ancora un sacco di spazio. Abbiamo ancora spazio, non tanti, però ce n'è di spazio. Prima vi preiscrivete. Meglio è. Allora, dove siamo? Siamo a Montuolo. A Montuolo. Località Lucca. Lucca. Non siamo in quei paesi. Sembra di essere a Birmingham. Sì. Sembra essere Scozia, Irlanda, Inghilterra. Ci siamo a Charlestown, in Lozeri. Sì, dall'altra parte. Un po' di tempo. Nella parte ovest. Bella, la parte ovest. Sì. La buttare. No, fa figo dirlo. E ci siamo divertiti. Sì. Si prese dei pesci notevoli. Qui è un'incognita. È un'incognita, è nuovo, però il posto è bello. Però, senti, se non prendiamo pesci, lo verghiamo in acqua. Lui, Sì. Lorenzo non fa il bischio. Quindi bene. Se non prendiamo un pesce, la colpa è tua. Vedi? Vedi la colpa? È un nostro amico fan, è venuto a trovarci. Sì, io direi di fare le lenze. Sì. Dai, peschiamo. Allora, da questo momento in poi non fare il bischio. Sai cos'è la pesca? Silenzio, pace, tranquillità. E se pigli il primo pesce, tagli il filo che comunque si mette l'acqua. Va bene. Vai. Buona pesca! Cosa fondamentale, bisogna fare veloci, non rompersi le scatole a fallenze, tanto poi... Almeno il filmato lo faccio veloce, tre volte taglia, taglia. Poi tanto si fa dopo la... Dai, facciamo la magia. La tecnica, si fa magia? Sì. Dai. No, viste le magie te? No. Dove sei stato finora? Ecco. Che ci voleva? Ci voleva parecchio. No, ho fatto presto. E allora? Come si dice? Buona festa! Bravo, andiamo! Vai. Andiamo! Oggi si fa le magie. Ecco, che magia, ragazzi. Vedi? Oggi siamo magici. Siamo talmente magici che ci si muove, vedi, dalla pesca alla macchina. Lorenzo, affacciati. Fatti vedere. Buongiorno. Ribongiorno. Buongiorno. Sei preso 4 pesci in 3. Sì, è un buon segno. È un buon segno, eh. Però abbiamo fatto 2 magie. Boh.
che sei matto? Ma tu, ma bisognerebbe farne una terza. Ci proviamo, Gianfranco. Oggi... Dove ci porti? Dove si va? Torniamo nella zona dove abbiamo già girato un filmato. Molto bello. Molto bello. Dove si pesca dei grandi pesci. Però oggi abbiamo del vento abbastanza noioso. Sì, un vento forte che tra l'altro tira... Tira tramontano. E quando tira tramontano... non prendere la canna in mano. Ah, perché cioè, il finale è anche simile a un'altra cosa. Sì. Quindi è meglio tenere lontano l'ano dall'acqua. Molto lontano. Molto lontano. E quindi noi adesso si cambia posto e si guardi che succede. Buono? Vai. Buono. Andiamo. Eccolo. Hai visto la magia? Hai visto la magia di culo? La magia di culo funziona. Oh. Abbiamo cambiato posto, dove siamo tornati? Tornati a San Donato, dove girammo un video con parecchi pesci. Con parecchi pesci. E questo pensavo fosse più piccolino. No, invece è un bel pesce. Invece è un bel pesciotto, un bel pesce. Dai, via. Senti capocciate. Ci dà fiducia. Oh, mi piega, oh, questo guarda, è un bel pesce. Guarda, mi lavora. Mi sa che è un bel pesce. Questo è un bel pesce, sì. Speriamo di vederlo. Visto che sarebbe il guarda il cappellino. Bello. Bellino, eh? Bello, bello. Oh, con la felpa. Perché vogliamo parlare di questa splendida felpa? No. Confortevole, calda, calda, fresca allo stesso tempo d'estate. Bravo, la felpa fresca è la prima volta che la sento. Sinceramente pensavo fosse più... Poi c'è un sacco di ostacoli sott'acqua, bisogna essere anche un po' fortunati. E io lo fossi, eh? Zitto. Guarda là, sole in faccia e via, canna tutta piegata. Te guarda là, non si muove dal centro, ragazzi. Sono col 10. Finalino del 10. Io invece come pesco secondo te? Col 5. No, ho messo l'8. Con l'ultimo filo di ultima generazione della Colmici, il 5, lo 005. No, con l'8. Che strappi l'alborello. Vai igli, tutto da solo. Io te lo voglio dire. Anch'io te lo voglio dire. È un bel pesce. Lorenzo! La, vieni qua. Io te lo voglio dire, ma è peso. No, è un bel pesce, sarà anche piccolino, dice sì. Madonna, è randello. È un bel pesce. È corto. Però lo... Oh, un pesce di ultima generazione. Mi sembra abbastanza. Guarda là dove l'ho preso. Mamma mia, vedi? In puntina. Questo è un pesce da un chilo e mezzo, un bel chilo e mezzo. Madonna. Questo è come mette. Questo è un cavedano formato. Guarda le finne che ha. Belle. Cioè, guarda le finne che ha. Bel pesce, bello, bello. Madonna, bello. Ha delle finne enormi. Rossi. Guarda qua. La sacca dei bahi. Quando ci comprate qualcosina ve la mandiamo se ce lo chiedete come regalo. Guarda il bel pesce. Si va in acqua? Vai. Andiamo in acqua. Bel pesce, eh? Veramente bello. Non lunghissimo ma larghissimo. Bello. Sembrava una scabra. Guarda. Ecco, va a rompere le scatole miei. Sì. Questa è strategia. Questa è strategia, sono laggiù guadinando qui, così ti ha interrotto. Aspetta, l'azione si fa di pesca. In diretta. Aia. Sto. Pillolina tecnica. Non prendermi per il culo là dietro. No. Dio ragazzi. Se no qui è un giù. Non c'è verso lavorare. Stiamo lavorando, Gianfranco, su. Allora, piccolo galleggiantino da 0,75 è composto la mia lenza, una piombatura abbastanza raccolta in 25 centimetri. Dove vai? Dall'ultimo pallino 20. No. 20, 20. Tutti il piede nell'acqua. Bene, a far bischero, 20, 25 cm di svolazzo dello 0,10 e a meno
Che schifo! No? Che brutta roba! Non si può lavorare in pace, ragazzi. Te mi fai sempre tutto dietro, le corna, le cose. Io ti ho fatto Amino vedere... del 20. Allo specchio ti ho fatto vedere. Amino del 24 con bacchino innescato per la coda. Bolognese di 6 metri, ultra leggera come la piuma degli amici della Holmich. Mulinellino piccolino, imbobinato con del 13 e il gioco è fatto. Io il pesce. Parte del corpo che avete visto. Io il pesce l'ho preso, quindi io l'ho svangata. Ora tocca a te, caro Gianfranchino. Dani Canneto. Dani Canneto. E le andani Canneto, mannaggia. Forse era una harpa. Dai, filo del 10, tieni. Forse l'ho staccato, forse l'ho staccato. Sì, sì, l'ho staccato. Sì. Non era una carpa. No, un bel cavedano. È un cavedano molto performante, credo. Sì. Sì. Stai riprendendo Culinzi? No, non sto fortunato. Però bello, eh? Da me c'è un vento, una roba. Che godimento! Guarda, il pinna esce fuori. Vieni! Vieni! Questo è bello grosso. Vieni! Oh. Oddio, vieni! No! Dietro, giralo, giralo, giralo! Giralo, eccolo! Non c'entra! Oh, non c'entra! Porca miseria, il pesce! È un bel pesce! Sì! No, ecco, è come quella! Non sono lunghissimi, ma... Non sono lunghissimi, ma... Dai, capoccia, esce! Ma no, questo è enorme! Bel pesce. Ora non è che vorrei schiantare il filo. Oh, non ce la fa a pigliarlo. Cioè, ragazzi, preso alla Andrea Galigani, che salutiamo. No, ragazzi. Pesce. Mamma mia, è un bel pesce. Bello, bello, bello. Bello peso. Non è lunghissimo come quelli del cerchio, ma è tozzo. Assomiglia a un mio amico. Chi è? No, faccio nome. Hai un amico tozzo? Tozzi. Guarda il pesce che è. Bello. No, 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 sono contento. Sono contento. Lorenzo, ma che culo c'ha? Vedi? C'ha ragione. Lo dice anche lui. Quello lì. Caro Lorenzo, qui dentro c'erano due pesci. E l'ha presi. Hai visto? Onda in acqua? Il dorso? Vuoi fare le vasche? No, dai. Sono stato fortunato. Tu sei anche bravo, però taculo. Sì. Cioè siamo in uno striscio qui. Cosa ci avrai su quel cazzo di baco? Cosa ci avrai? Nulla, c'è il segreto. Ma che c'è il segreto? Sei un baco. E c'è il segreto. La lenza è uguale, guarda, sono bachi uguale. Insomma, figlia pesce così. E non è magico, allora. È la magia. Vedi? Vedi? Ha ragione, la magia. Ci salutò. Tu spariti. Allora, detto, allora, un consiglio che ti diamo noi è rivedi un po' i mulinelli,
te che sei stato a lottare con i mulinelli. Sì, ha fatto un combattimento tutti tipo wrestling, tutti i giorni. Tirava, sì. Allora, a cambiare col filo. Quante lenze ti ha fatto? 3 o 4. Alla volta. È stato un piacere perché Lorenzo ci ha raggiunto, che a Lucca sei di Lucca? Per me. Sì, sono di qui. Sono di qui. Sì. Bombarda di SMS, WhatsAppini. E chiede informazioni, giustamente, e noi le diciamo. Allora, si conclude questa giornata di pesca, per noi è stata bellissima, io ho preso 2 vedali così e lui ne ha presi così 2. E lui ne ha presi 2 così. Un po' di vabbè, 2 cavedani sono 2 cavedani, certo. Poi scende la taglia. Certo. Dai, la su. Prossima volta si fa il cambio. Va bene. Amici di buona pesca, appuntamento. ma perché poi non è ancora in forma. Non sono in forma. Non sei in forma ancora, dai. C'è una spiaggia in bocca. Hai ragione. Sono in pione e poi vedi faccio tutto un gonfio ancora. Stai spurgando questa influenza. No, no, sì, non lo diciamo, dai. Non no, lo diciamo. Vabbè, la stai spurgando. Amici, poi state... state collegati, anche... attenti, perché ci saranno le informazioni per il camp 2016. Volevo dire quello, volevo dire sì, il camp. Mi è toccato dirlo a me. Va bene. Sei te la nostra voce. Sì. Sei la voce di buona pesca. Sono la voce di nulla. Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie. Ciao, grazie Lorenzo. Ciao.